Priscilla dell'associazione Pepita Ramone. E questa serata fa parte della Bajur Night, la Bajur Session, non la Bajur Night, la Bajur Session, scusate. Stasera sul palco abbiamo Tommy Sherd. Un applauso quindi per Tommy. Scritta un po' di tempo fa, facevo la quinta superiore e vivevo nella casa della nonna della mia ex ragazza. Un uomo risoluto. Un uomo grande. Chiedono da dietro il balcone se era già ex nel momento in cui ci vive. Non lo so. Sì, perché stava intraprendendo una relazione con la nonna. Sì, sì, no. Dispregio doce. E niente. Questo è. La migliore spiegazione di sempre. And nothing. Ascoltami, assorbi coi sensi. È giunto il momento che io ti confessi che ora sono polvere i giorni a cui pensi. Sono passati secoli, siamo diversi. Questo non è arrendersi, essere se stessi. Perché non ascolti me, perché non comprendi. Passeranno gli anni, ma non passerà scelti. E senza più pericolo, allora ti diverti. Questa vita è un piccolo, solo se ti fermi. Lascia che ci dica, non è stato perdenti. Ma tu rimane sempre, dentro sono acerbi. Perché non conosco le vite sui denti. Perché non conosco i calci sui denti. Con me, creare la vita senza amore.
dillo, dillo tu. Pausetta intervistina. Pausetta intervistetta. Pausetta intervistetta. No, intervistetta. Lo tengo però. Allora, ci stavi raccontando di quando vivevi a casa della nonna della tua ex fidanzata, che era al liceo. Sì. Al liceo suonavi già? Sì. Ok, quindi quando è che hai iniziato a suonare? Come mai hai iniziato a suonare? Da dove nasce la tua... Puoi usare quel microfono. Se usa il microfono devi usare anche tu. Però... Ricordi questa interrompita. Grazie. Ho iniziato a suonare a 15 anni. Cioè, se suonare con cognizione di causa, con volontà di scrivere sapendo delle canzoni. Sapendo che stavi suonando, esatto. Ok. Prima avevo suonato il basso, in un gruppo, ma era una cosa tipo, qualcuno ha un basso in casa, io avevo un basso in casa e ho detto suonerò il basso. Siamo diventati tutti bassisti così a un certo punto delle nostre vite da musicisti, perché a qualcuno mancava un bassista. Ma il basso è quello. Il basso è questo qua. Però poi a un certo punto, dopo aver suonato il basso così un po' per sport, sei invece lanciato sulla scrittura. Eh sì, perché praticamente era successo che mi divertivo molto a suonare, era una cosa che proprio tirava fuori dello spasso, okay. Del sentimento di spasso. E poi invece l'avevo mollata questa cosa di suonare, anche perché non le avevo dato importanza in quanto tale, mi ero dedicato a altro, che erano i graffiti come ossessione praticamente, come unica cosa da fare tutto il giorno. Poi improvvisamente ho dato un taglio con tutte quelle cose, con tutte le cose legate a quel mondo, con tutta la gente legata a quel mondo eccetera, e mi sono trovato un po' così spaesato, con bisogno di comunicare per esempio, però non sapevo bene come, perché non l'ho mai fatto prima, a chi. E quindi ho pensato che scrivendo potevo riuscire a tirar fuori cose che avevo bisogno di tirar fuori, e poi mi è anche venuto in mente che se ci collegavo alla musica riuscivo a avere entrambe le cose, cioè sia questo sfogo di razionalizzare dei pensieri eccetera, però anche proprio l'energia non comunicabile della musica, che è puro divertimento. E ti ricordi la prima canzone che hai scritto? Sì. La prima canzone che ho scritto si chiama Quanti anni hai? Non la suono mai perché sembrerei un pedofilo, perché è troppo antica. Parla di ragazze delle scuole superiori, quindi non la voglio suonare. La vogliamo sentire subito. Però adesso la vogliamo sentire. Ve la posso far sentire. Non subito, la vogliamo sentire per 10 anni. No. Ah, ecco, allora meglio. Adesso. Perdonami, intervengo solo quando è importante. Volentieri, poi se volete ve la suono. Sì, tanto adesso sta già ho fatto il display. Avendo una contestualizzata. Ah, scritta al liceo, quindi non è un problema. Tutto a posto, tutti tranquilli. Senti, hai detto graffiti, mi sono un pochino illuminata, perché come ti dicevo prima, in realtà la mia associazione, cioè Pepita Ramone, si occupa più di arti visive che di musica, anche se ovviamente siamo appassionati anche di musica. E quindi ti faccio la domanda che faccio a tutti quelli che passano da questo palco, e cioè se ci consigli un disco, però non solo per la musica e il suo contenuto, ma anche per l'aspetto visivo, quindi per l'artwork che lo accompagna. E secondo me è una cosa sempre molto importante, io ho comprato un sacco di musica senza sapere che musica fosse, solo perché mi piaceva la copertina, quindi sono curiosa di sentire cosa mi consigliate. Allora, ci ho pensato e mi è venuta in mente la copertina, che di per sé non è, non lo so, a me piace molto, però non raffigura niente, è una geometria che crea un'illusione ottica e quindi sembra che si muova, e mi piaceva molto perché era molto molto legata all'immaginario musicale di quel disco, e sto parlando di degli Animal Collective, non so se qualcuno li conosce. E il disco si chiama... L'ignoranza, dico di no. Vabbè, ma quando avrai tempo... Però ora posso, quando torno a casa. Perché, cioè, di per sé il gruppo è un po' può piacere, può non piacere, perché è molto speziato, c'ha tante tante spezie dentro. Però l'album in sé è proprio un bel lavoro, ed è... E anche la musica ti sballa proprio, così come l'estetica, come il gioco geometrico che c'è in quella cosa lì, sembra che si muova ma sta fermo.
lo stesso succede nella musica, negli arrangiamenti, nel modo in cui cantano loro, che sembra che siano dei Looney Tunes quasi, cioè è tutto un trip ed okay. È molto molto coerente ed è un bellissimo album. Animal Collective Merry Weather Post Pavilion, non lo so. Ok, ok, figo, vabbè, andrà a cercare e lo consigliamo. Vabbè, hai già detto, quindi non c'è bisogno di ripetere, ma lo ripetiamo lo stesso visto che stiamo facendo il video che poi andrà su YouTube, sul nostro canale YouTube. La tua musica si trova sulle maggiori piattaforme. Su tutte le piattaforme. Cosa ti bisogna cercare? Quindi Tommy Shirt con la I, con la C, non ci sono H, Y. Semplice. Semplice? Così come si dice in italiano. Ok, quindi ti troviamo su Spotify, bla bla bla, però ci sono anche supporti fisici? Supporti fisici non ancora, non perché il numero di canzoni ufficiali è troppo ridotto. Però se posso fare un po' di pubblicità. Vai. Allora parlo di un video che vi consiglio di andare a vedere, che si chiama il pezzo, poi lo suoniamo nella seconda parte, si chiama Il Mago di Oz. E vi consiglio di andarlo a vedere perché secondo me è un lavoro ben realizzato e perché ci tengo molto. E è un'idea che è partita da me, la mia ragazza e un ragazzo e la sua ragazza, che loro sono un regista e una fotografa e si sono prestati alla realizzazione di questo video, che era una cosa abbastanza complicata da fare, però sono stati molto disponibili e hanno messo tutti loro stessi. Noi dalla nostra ci siamo inventati, abbiamo disegnato dei costumi, li abbiamo realizzati e praticamente la canzone è un pezzo che inizialmente era partito un po' come un tirare le somme su quello che non sono riuscito a fare. Però stavo cercando tanto una sovrastruttura che riuscisse a renderlo un po' meno semplicemente una sbrodolata. Perché a volte sono necessarie, però non siamo tutti uguali comunque, ognuno ha il suo percorso di pensieri e non è neanche troppo, a me non piace troppo di tirare addosso il mio modo di sentire come se fosse automatico che tu lo capissi. Mi piace di trovare dei ganci e mi era venuto in mente che era una canzone a stanze, a strofe, e le strofe mi ricordavano i personaggi del Mago di Oz: uno che non c'ha il cuore, l'altro che non c'ha il coraggio, l'altro che non c'ha il cervello, e poi Dorothy che si è persa proprio e quindi i personaggi li abbiamo basati su quello, anche perché volevamo riprenderli ma non farli paro paro, volevamo che fossero legati a un immaginario attuale. Quindi per esempio preso come spunto i personaggi di, però poi esatto, quel leone è un trapper con i denti d'oro, lo spaventapasseri è un ragazzino che è il classico ragazzino che perde i libri dallo zaino e non se ne accorge neanche, arriva a scuola che non c'ha niente. E qualcuno potrebbe essere e invece l'uomo di latta è l'uomo di lattice, che ogni sentimento tiene lontano da sé per paura di essere ferito e basa sulla sessualità invece l'interazione con l'altro. Ok, bene, allora andremo a vedere anche il video. Grazie per questo suggerimento. Visto che hai tirato fuori tutte queste immagini bellissime, facciamo 3 secondi di un gioco che facevo la tessera con mio marito in Fade, però lo facciamo nella maniera a intervista. Quindi adesso ti farò delle domande che mi devi rispondere così di getto. Se fossi un colore, che colore saresti? Il mezzo blu, mezzo verde. Bello. Se fossi un animale, che animale saresti? No, un pellicano. Tacchino, scusatemi. Se fossi un personaggio dei cartoni animati? Paperino. Se fossi una canzone? Se fossi una canzone... come si chiama? Non mi ricordo più il titolo. Allora, ci puoi pensare, ce lo dici dopo. Segnali di vita, ecco. Okay. Minchia. Ho detto minchia. Che sia chiaro che ho detto minchia e nient'altro, ok? Grazie. Poi
ringrazio questo faraone che mi accompagna in tutti questi live, mi ha introdotto nel mondo genovese in tanti aspetti, grazie mille. Ringraziamolo, un applauso a entrambi direi. Bene, faccio due domandine anche a Alex, che non se l'aspettava, ma... No, non te l'aspettavi, tra l'altro non ti avevo preparata questo, quindi ancora più divertente. Prego, figurati, quando vuoi. No, chiedo anche a te se ci suggerisci anche tu un disco. Parto dal fondo, chiedo anche a te se ci suggerisci anche tu un disco musicale, ma con anche un aspetto visivo a te. Vabbè, io... Allora, siccome il mio corrente musicale sono le playlist lo-fi di YouTube. Hai vissuto da vicino il Covid. Esatto. Però in realtà se ci devo pensare meglio, quello che per me la copertina che mi gioca nel cuore è quella del disco dei Kraftwerk, quando sono fuori rossi, quello lì proprio la prima cosa che ho detto. Ah, ma quindi la grafica e la fotografia si possono incrociare, cioè non lo so, mi ha fatto un effetto strano, anche se non è una copertina che ti impatta a livello visivo particolarmente, però sarà stato il periodo, saranno stati Kraftwerk, magari non impatta, ma è abbastanza iconico come esatto, cioè, immagine. A me ha fatto sempre impazzire un sacco, mi viene in mente subito, quando penso a una copertina. E vabbè, io ti conosco quindi mi fa un po' strano farti intervista, sì, però cioè, chiederti cose che so già, quindi giusto per dare un'idea, menti, per un'altra persona. No, beh, tu sei tante cose, illustratrice, pittrice, tatuatrice, tante cose che fotografa, boh, nella vita hai, diciamo, esplorato... Borderline. Hai esplorato diversi stili comunicativi. E in tutti questi anni in cui comunque appunto hai quindi fatto diverse cose sempre per comunicare in qualche modo quello che sei, che hai dentro, qual è l'immagine che diciamo, anche avendo magari provato varie tecniche, varie fasi, per magari il momento della vita in cui disegni solo gattini e tra l'altro c'è un gatto, c'è un momento della vita in cui disegni solo donnine nude o che cavolo non so, però qual è un po' diciamo l'immagine che secondo te ti descrive meglio il... Allora, secondo visivo me sono le caricature di cose tristi. Cioè io prendo le cose tristi e ci faccio una caricatura che diventa carina, perché alla fine anche quelle emozioni hanno diritto di essere espresse, di essere apprezzate, non solo sono una cosa brutta. Alla fine, quindi mettere due brillantini su una cosa super triste, io lo trovo mega romantico. E secondo me anche terapeutico, quindi secondo me può essere questa la cosa che cerco di fare a prescindere poi dalla cosa che ho preso, che può essere acquarelli. molto bello. Va bene, tra cosa e volo, se fossi un colore? Nero. Se fossi un animale? Gatto. Se fossi un cibo? Hot dog. Non so perché. Non lo so perché. E se fossi un film? Sì, il Mago di Oz, quella versione inquietante degli anni 50. No, vabbè, quindi c'era come un collegame tra di voi, inaspettato. Bene, grazie mille, ancora un applauso per la presenza di questa sera.